le tue orecchie? Oh, eccole qui, oh, ti piacciono? Sono bellissime! G-Robby è il conduttore, quindi è il mio momento di provarci con Dani! Oh. È arrivato il momento di... Ciao Robby, allora ti volevo dire, noi tutti quanti abbiamo il colore delle orecchie, vedi? È rosa, sì, quindi questa challenge... È il momento di scegliere! E quindi, avendo il colore tutti quanti rosa, questa challenge non può funzionare. Mi fai parlare? È arrivato il momento! Non credo che... Ecco, così mi fai finire di parlare! È il momento di scegliere il colore delle vostre orecchie! Pescherete da qui dentro una pallina misteriosa che andrà a indicare il colore delle vostre orecchie! No, tu sarai l'ultimo! Vediamo cosa pesco! Il verde è il mio colore preferito! Ma ho delle orecchie giganti! Sento tutto! Con quelle orecchie giganti? Ehi! Ti ha sentito? Sente davvero tutto! Oh, spero di trovare il colore perfetto per far innamorare Dani di me! Oh, meschiamo il rosa è perfetto! Ma questo è un rosso! Oh, il colore dell'amore! Oh, ho le orecchie da troll! Dani, guarda qua! Ciao, Fra! Sì, carine! Ah, è arrivato il mio turno, sono troppo curiosa di sapere quale colore sceglierò. Prenderò questo arancione. Le mie orecchie sono arancioni e sembro proprio una volpe. Mi piacciono tantissimo. Si può sentire con questi basta, ora te lo levo ecco. Mi piacciono le mie orecchie blu. Amici, è uscita la nostra nuova canzone Zombie Blu. Correte ad ascoltarla e a vedere il videoclip su YouTube. Ti voglio amare. Hai visto Dani? Guarda qua, delle orecchie da troll. Dove le trovi delle orecchie così belle? Robby, c'ha delle orecchie normali. Sì, Fra, hai anche le orecchie da troll, ma hai visto le mie? Io ho le orecchie da volpe e vorrei tanto andare nella foresta e correre super libero. Avrò anche delle orecchie normali, ma ci sento ancora, quindi beccati questo. Robby? Fai la brava volpe. Sì, bravissima. Prima challenge! Ora che avete tutti quanti le vostre nuove orecchie colorate, è il momento di sperimentarle. Sperimentarle, Robby? In che senso? Beh, se vorrete vincere un cibo del vostro colore, dovrete riconoscere quale campanella andrà suonata. Adesso vi mostrerò il suono di ogni campanella. State bene a sentire. Beh ragazzi, provateci anche voi. Quando sarà il momento, chiudete gli occhi per poi sentire il suono e provare a capire quale campanella è stata suonata. Diamo il via alla challenge! Occhi chiusi e orecchie bene aperte. Vai Fede, vediamo se indovini. Allora ci siamo. Per me... non era quella arancione la terza. No. E voi amici, avete riconosciuto quali campanelle erano state suonate? Scrivetelo qui sotto nei commenti. È il momento di Dani, la piccola volpe. Le volpi hanno un udito fantastico, quindi io riuscirò a indovinare. Vai Robby. Hai gli occhi chiusi? Certo che ce li ho chiusi, non sono una barona. Sì, ma le volpi di solito sono note per la loro furbizia. Ah, davvero? Allora? Davvero? Quindi non mi basta che hai gli occhi chiusi? Va bene, se volete stare più sicuri, metto...
però le mani davanti agli occhi. Preparatevi alla nuova melodia. Ha! Sicuramente era questo. Questo. Complimenti Dani, avevi le mani avanti agli occhi, quindi sicuramente non hai imparato, quindi ti meriti un cibo del tuo colore. No, sei stata bravissima, quindi se le tue orecchie sentono tutto, potranno sentire anche l'amore. Robby, calmati. Siamo nel bel mezzo di una challenge. Sì, sai che ti dico? Chiudi gli occhi che ti devo far ascoltare la melodia. Forse la melodia era... non lo so. Oh, se non la sai hai perso. Ma se vuoi te la faccio riascoltare ben volentieri. È il momento di Benny! Sei pronta a sentire la melodia? Pronta, capirai, è un gioco da ragazzi. Eh? Hai visto quanto sono grandi queste orecchie? La voglio più difficile. Ok, allora per te il livello massimo! Iniziamo! Ha! Vediamo se ce la fai adesso! Questo è un gioco da ragazzi! Hai stravinto un cibo del tuo colore! Secondo me il conduttore Robby mi ha scambiato per un coniglio. Io sono una volpe! Le carote non mi piacciono tantissimo! Non fa niente, Dani, non lamentarti. Io ho dell'ottima uva fresca. La challenge è semplice. Il primo che suona il gong vince! Peccato che ci sarò io da bendato che potrò spararvi per farvi perdere. Dani, ecco perché abbiamo queste cose. Sì, Fede, così riuscirà a sentire ogni nostro passo. E non dimenticatevi delle trappole che ho piazzato a terra. Sarà difficilissimo, ma voglio vincere. Avrete 2 vite a testa. Dopo di quelle sarete eliminati. Oh, vai scampo. Ce l'ho io. È proprio... Sento dei forti rumori provenienti da lì! No, mi spiace Robby, non hai preso nessuno! Ci è mancato poco che la prendesse! Tirato! Oh no, mi ha colpita! Ma ancora una vita ce la posso fare! Devo sentirvi! Sento dei rumori! Oh no, ho perso una vita! Vi prendo, tanto vi prendo! Tranquillo, Fede, suona tu il gong! Grazie! Sento un rumore! Questo qui lo prendo io! Ecco fatta! Ho vinto! Seconda manche! Franci contro Benny! Devo assolutamente vincere, perché devo dimostrare a Dani che sono il più forte! Devo sentire tutti i rumori! Vattene, Franci! Ti farai perdere, già lo so! Ma quanto rumore sento! Ma sto giocando davvero con degli incompetenti! Prendete questo! Sì! Ci siamo! È il momento della finale! Devo farvi sentire! Sento un rumore! Oh no!
Dani ha appena perso una vita. Ora le dimostrerò che io sono il più forte vincente. Un altro errore! Un altro! Poi, lo sai che io mi innamorerei tantissimo di un eroe che fa vincere la propria volpe? Non devo vincere, devo far vincere Dani! Questa è la strategia più forte! E bravi, non sento nessun rumore! Un rumore! Prendi questo! No, Dani! Ho perso, sì, ma almeno ho salvato Dani. Scusami. Ho vinto! Cosa? Non ti ho sentita affatto! Una volpe è molto silenziosa. Guardate cosa ho vinto, amici delle arance. Ciao, Dani. Ciao, Franci! Ti è piaciuto vincere? Sì, mi è piaciuto tantissimo vincere! Ed ora? Ed ora cosa? Come? Tu hai detto che saresti uscita con chi ti avrebbe fatto vincere! No, no, io ho detto che non sarei mai uscita con chi mi avrebbe fatto vincere! No, 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 no. Le mie orecchie sentono molto bene! Mi spiace, Franci, io adesso sono impegnato, devo gustarmi questa arancia, quindi vai pure! Ciao, sciascia! Vi piacciono le mie orecchie? Sono finte, sono di gomma, guardate! Servono per la prossima challenge! Chi decora meglio il proprio orecchio vince! 3, 2, 1, decorate! Ma sono bellissimi questi orecchini! No, no, mi piace, questo l'ho visto io! No, non me lo puoi rubare! Sono indeciso perché a me piacciono le cose semplici, proprio come il mio. Io non ho mai messo l'orecchino, però mamma li mette sempre, quindi mi ispirerò a mamma. Vi sfido a fare una challenge a tema orecchio. Dovete riuscire in 3 secondi a iscrivervi al canale usando il vostro orecchio. Quindi 3, 2, 1, ci siete riusciti? È quasi perfetto, ma manca qualcosa. Franci? Ma che bel fiocco natalizio, me lo daresti? Quale? Questo fiocco qui? Assolutamente no! Ma quello è bellissimo! Sarebbe proprio perfetto per il mio orecchio, per caso me lo regali? È anche rosso! Sì, Dani, tieni! Grazie, così ogni volta che guarderò questo orecchino, il rosso mi ricorderà le tue orecchie fantastiche! Ma non ci posso credere! A me non l'hai dato e guarda caso, Dani appena te lo chiede subito glielo dai! Robby, abbiamo un problema! Aspetta, devo prima finire di esercitarmi! Questo è lo strumento più difficile al mondo, il triangolo! No, ascoltami, ascoltami! Allora, tu sai che io ho queste orecchie con la quale posso sentire proprio tutto, sì? Sì! D'accordo, allora, Franci ha chiesto tipo, non lo so, 100 volte a Dani di uscire! Lei sembrava super infastidita, ma lui insisteva, insisteva, insisteva! Quindi Franci continua a provarci con Dani? Sì! Ora mi sente! Ho fatto proprio l'orecchino da pirata! Quanto è bello questo orecchino! È uguale al mio! È Robby, vero? Mi hanno raccontato quello che hai fatto! Cosa ho fatto? Non fare il finto tonto! Ora ti renderò quella faccia rossa proprio come le tue orecchie! Le ragazze altrui non si vanno a toccare! Sei stata tu? Chi lo sa? Mai farà arrabbiare Benny dalle orecchie giganti. Mamma, che fatica difendere il proprio amore.
Ah, è il momento di valutare le orecchie! Ecco qui, sono o non sono le orecchie più belle che tu abbia mai visto? Beh, ovviamente amici, aiutatemi a valutare queste orecchie scrivendo il vostro voto qui sotto nei commenti. Da 1 a 10, quanto è bello l'orecchio di Dani! Fiocchetto rosso, un altro rosso qui, quindi hai ripreso il colore, una perlina e anche... non so come si chiama, però è abbastanza carino. Ti sei dimenticato di questo? Il campanellino! Fa rumore, solo che quello l'hai messo a Franci, di conseguenza non so se ti valuterò molto bene, mia cara volpe. Valutate da 1 a 10 l'orecchio di Fede. 4 orecchini, ma scusa, non dovevi ispirarti all'orecchio di tua mamma? Eh sì, l'orecchio di mia mamma è molto semplice, gli piace la semplicità. Ma c'ha 4 orecchini! Sono tanti o pochi? Non lo so, sono tanti 4 orecchini su un orecchio! È il momento di Benny! Votate da 1 a 10 anche il suo orecchio! Benny? Ma quanti orecchini hai messo su questo orecchio? Ah, ho capito. È perché sicuramente sei abituata a orecchie molto più grandi. Robby, smettila. No, sono tanti perché gli orecchini non sono mai abbastanza. Ok, però secondo me sono anche troppi. Quindi per me ti do un 6. Giusto la sufficienza. Ma Franci che fine ha fatto? Eccomi ragazzi! Ciao Benny! Ciao Franci! Ciao Benny! Ciao Franci! Non posso parlare con Dani! Cosa ha detto? Non può parlare con me! Non ho capito, tu hai sentito? Sì, io ho sentito con questi orecchioni, lo sapete! Robby, qual è il mio cibo? Eccolo qui! Una scatola di mini Smarties! Eccolo qui! Sì, la scatola è blu, però gli Smarties sono di tutti i colori, quindi mi raccomando, a te puoi mangiare solo gli Smarties e il colore blu! Va bene, Robby! Oh, azzurro, va bene! Il primo che riconosce quale strumento sto suonando vince un punto! Il primo che ne ottiene 2 vince un cibo! Abbiamo soltanto le orecchie per capire che strumento sta utilizzando. Devo essere il più veloce. Vabbè amici, già lo sapete, non avete speranze, guardate come sono giganti. Ah, allora lo ammetti che hai le orecchie giganti? Chiamo di nuovo Robby? Bene, allora iniziamo con il primo strumento. Xilofono! Dani dice xilofono! Beh, allora verifichiamo! Dai, che è quello! Esatto! Era lo xilofono! È il momento di suonare il secondo strumento! Provatelo a indovinare anche voi qui sotto nei commenti! Luca! Ci sono! Sono le maracas! Dici che sono le maracas? Beh, allora verifichiamo! E... sì! Erano le maracas! E vai! Un punto anche per me! E voi amici, l'avevate indovinato? Beh, passiamo al terzo strumento! Il primo ad essere arrivato è Franci. Allora Franci, secondo te quale strumento ho appena suonato? Hai suonato il tamburo. Il tamburo? Sì. Beh, allora verifichiamo. Direi proprio di no. No, ma come? Ah, spostati, lo so io. È il sassofono. Il sassofono? Sì, sì. Beh, verifichiamo. Era proprio il sassofono! È arrivato il momento dell'ultimo strumento. 3, 2, 1. No, Maria! Levati! Ma rispondami! Arrivo prima io! Lo so!
di proprio questi? Beh, verifichiamo. Sì, sono le clave! Ecco qui a te del basilico super verde come le tue orecchie. Uffa, Robby, con tanti buoni cibi verdi il basilico! Ehi, ma lo sai che con il basilico puoi fare un altro strumento musicale? Cioè? Guarda, se prendi una foglia e la tiri all'estremità e poi soffi... Visto? È vero! Sì, così oltre a mangiarlo potrai anche suonarlo. È il momento dell'ultima challenge! Questo qui è un misuratore di rumori. Sapete cosa sono i decibel? Beh, il suono si misura in decibel. Guardate. Più parlo forte, più questi si alzano! Avete visto? Il prossimo cibo lo vincerà chi riuscirà a parlare facendo più rumore possibile. Il primo sei tu, Fra. E l'unica frase che voglio sentirti dire più ad alta voce possibile è: a me Dani non mi interessa. Dai, forza, di la tua frase più ad alta voce possibile. A me Dani non interessa. Ma la tua voce era bassissima. Di certo non ti ha sentito Dani. Perché a me Dani... Vabbè, passiamo al prossimo. A me piace la pizza! Guarda, hai raggiunto i 112 decibel! Vai, Fede, è il tuo momento. Pinnacoli pendenti! Hai raggiunto i 115.9 decibel! Hai detto pinnacoli pendenti? Sì! Ti vuoi droppare su Fortress per caso? Sì! Ok! Eccomi qui! Dani, lo sai che solo con la tua voce normale hai raggiunto 105? Oh beh! L'ho detto che avrei vinto! Ho allenato la mia voce! Ok, allora di pure la frase che vuoi! Iscrivetevi al canale! Dani! 121.6 decibel! Quella faccio perché ho vinto! Beh, decisamente, Dani! Ecco perché io ci sento poco! Perché tu mi urli sempre nell'orecchio! L'importante è che i nostri amici si siano iscritti al canale! Ora posso avere il mio cibo? Chi sta parlando? Non sento più niente! Robby! Oh, e adesso chi me lo dà il mio cibo?